Buonasera e ben ritrovati a un nuovo appuntamento con Dopo le Aquile. Una beffa questa sconfitta contro la Lazio, una giornata molto positiva che poteva diventare decisiva per lo Spezia, ma purtroppo dopo che gli Aquiloti sono riusciti a infliggere tre reti alla squadra di Sarri, che per quasi 70 minuti è costretta a provare a rincorrere proprio lo Spezia, quando il pareggio ormai sembrava un qualcosa di conquistato. Purtroppo al 90° minuto è arrivato il gol di Acerbi, che ha così beffato le Aquile. Appuntamento però solo rimandato con la salvezza, ne parleremo insieme ad Alessandro Cardosi, tifoso dello Spezia, che è qui con noi questa sera. Ciao Ciao Selene, grazie dell'invito, Alessandro, buonasera. grazie a te. Allora, partirei proprio commentando questa partita, dove comunque lo Spezia è entrato con grande carattere, ha costretto la Lazio a rincorrere, ha subito recuperato quando la Lazio è riuscita a pareggiare, poi è andata in questo modo, però noi vogliamo vedere anche l'aspetto positivo di questa partita. Ma sì, direi che l'aspetto negativo è il risultato che si è concretizzato, come dicevi giustamente tu, all'ultimo minuto. L'aspetto positivo è che, secondo me, questi giocatori, questi ragazzi, di più veramente non possono dare rispetto a quello che hanno dato oggi. E quindi, insomma, secondo me quello è l'aspetto positivo e se giocano così anche le ultime tre partite. Insomma, o dovremmo riuscire a centrare l'obiettivo, il nostro obiettivo, che sappiamo tutti qual è. Ecco, non ci dobbiamo dimenticare che quando chiaramente si affrontano squadre come la Lazio si parla chiaramente di una squadra di un altro livello, però nonostante questo a volte, come è capitato anche questa sera, lo Spezia riesce a metterle in difficoltà comunque queste squadre. Cos'è mancato secondo te oggi? Ma è mancato sicuramente un po' di fortuna perché abbiamo avuto un gol che è rimbalzato sulla schiena del portiere di Provede. E alla fine c'è stata una carambola e quindi sicuramente è mancata la fortuna, perché poi veramente per il resto secondo me non si può rimproverare nulla perché giocavamo contro una squadra che io guardavo, ce l'avevo sotto di me. E sotto i distinti, nell'intervallo si scaldavano Lucas Leiva, Luis Alberto, Luis Felipe, cioè una squadra che si può permettere di tenere in panchina questi giocatori e nonostante ciò, insomma, avere un grandissimo organico. Quindi dire che cosa è mancato obiettivamente non me la sento, non lo so, a parte appunto un briciolo di fortuna in più. Chiarissimo. Allora direi di andare intanto a vedere i risultati, chiaramente parziali, perché tante squadre devono ancora giocare, di questa 35esima giornata di campionato. Come dicevamo in apertura, una giornata positiva comunque per lo Spezia, proprio per la sconfitta di Cagliari e Genoa. Il Cagliari infatti perde a Verona, il risultato è quello di 1-2, il Napoli batte il Sassuolo 6-1, il derby tra Sampdoria e Genoa finisce all'1-0, quasi al 100° minuto, tra l'altro con un rigore sbagliato del Genoa in pieno recupero, e Spezia-Lazio appunto 3-4. Giocheranno domani alle 12:30 Juventus-Venezia e alle 15 Empoli-Torino e Milan-Fiorentina, alle 18 Udinese-Inter e poi alle 20:45, sempre di domani, la Roma affronterà in casa il Bologna, 35esima giornata che si concluderà con il posticipo alle 20 e 45 di Atalanta-Salernitana. E quindi andiamo a vedere la classifica che vede in testa a 74 punti il Milan, 72 l'Inter, 70 punti il Napoli, 66 la Juventus, 59 la Lazio, 58 la Roma, 56 la Fiorentina, 55 l'Atalanta, 52 Verona, 46 il Sassuolo, 44 punti il Torino, 43 Udinese, 42 il Bologna, 37 l'Empoli, 33 a pari punti si trovano in questo momento la Sampdoria e lo Spezia, 28 il Cagliari, a 25 punti la Salernitana, così come il Genoa, e a chiudere la classifica è il
Venezia a quota 22 punti. Questa è la classifica, dicevamo Alessandro, una giornata che in qualche modo positiva per quanto riguarda i risultati, perché comunque insomma la sconfitta del Cagliari e del Genoa possono permettere comunque di vedere la classifica in modo positivo, ecco. Sì, sicuramente la sconfitta di oggi del Cagliari è una cosa molto importante per noi. Rassicura, secondo me, anche sotto l'aspetto della concentrazione anche delle squadre che non hanno più nulla da dire al campionato, nel senso che alle volte c'è un po' di paura e di dietrologia rispetto a certe partite di diffidenza. Invece oggi, per esempio, il Verona ha fatto una partita perfetta, come d'altronde è giusto che si faccia, e quindi insomma cercando anche, e come è riuscita a fare, di portare via i 3 punti da Cagliari, è sicuramente molto importante. E quindi questo secondo me lascia pensare che appunto tutte le squadre giocheranno, come è giusto che giochino, fino alla fine per guadagnare i 3 punti, e credo che questo, insomma, alla luce del calendario nostro, sia importante, anche se diciamo come contraltare c'è l'aspetto che giocheremo contro l'Atalanta, contro il Napoli, insomma contro squadre che sicuramente sono più forti di quanto lo siamo noi. Ecco, stando un po' anche a quanto si legge comunque sui social, o quanto semplicemente si sente dire dai tifosi aquilotti, che sono un po' divisi a metà, no? C'è una parte che è convinti del fatto che comunque 33 punti saranno sufficienti per la salvezza, un'altra parte di tifosi che invece ci danno per spacciati, senza considerare comunque che ci sono tante squadre in condizioni sicuramente più difficili delle nostre, anche per il fatto che ci sono tanti scontri ancora diretti, quindi punti che si dovranno spartire chiaramente tra le squadre che sono in lotta per la salvezza. Dove sta una verità, se c'è? Ma sicuramente, come sempre, sta nel mezzo. Credo che sia indispensabile fare altri punti, forse appunto anche un solo punto, se l'avessimo fatto stasera anche con il 3-3 finale, sarebbe stato un grandissimo risultato. Ora, spacciati sicuramente non lo siamo, anche perché appunto devono giocare delle squadre di scontri diretti. La Salernitana sarà costretta, indipendentemente da quello che sarà il risultato di lunedì sera a Bergamo contro l'Atalanta, verosimilmente, insomma, se anche l'Atalanta gioca la sua partita, la Salernitana dovrebbe quantomeno non vincere a Bergamo, e quindi sarà costretta assolutamente a vincere contro il Cagliari. Il Cagliari quindi poi si trova in difficoltà, perché a sua volta deve giocare contro l'Inter, che non può assolutamente fallire neppure una delle quattro partite che ha ancora da giocare, perché altrimenti si vede svanire lo scudetto, e quindi si può trarre in qualche modo anche vantaggio da questa lotta per lo scudetto che continua a essere in corso. Assolutamente, assolutamente. Infatti la vittoria del Milan e la sconfitta dell'Inter a Bologna per il tifoso spezzino sono stati risultati perfetti, perché questo permettono appunto all'Inter obbligano l'Inter a dover vincere tutte le partite. Da casa scrivono veramente un po' sfortunati, un pizzico ingenui, paghiamo l'inesperienza della categoria. Un altro telespettatore che dice anche un 3-2 ci stava tutto, ma alla fine viene premiata sempre l'individualità del singolo e qualche errore nostro, ci rifaremo. E poi forza, non ci deprimiamo, onoriamo invece i ragazzi che anche questa sera sono stati fantastici. Ti trovano d'accordo questi messaggi? Eh sì, l'ultimo messaggio d'accordissimo, l'ho detto io inizialmente. Cioè, secondo me a questi ragazzi non si può chiedere di più, obiettivamente di più non si può chiedere, perché da un punto di vista tecnico è inutile che ce lo nascondiamo, non siamo paragonabili. Cioè, da una parte chi lotta per la salvezza, dall'altra parte tra l'altro, quindi, per la Lazio è una partita fondamentale, in ottica Europa, quindi... Quindi secondo me, insomma, i tifosi giustamente hanno fatto questi commenti, sono d'accordo. Sì.
Ecco, non so se quando abbiamo pronto il collegamento con Enrico Lazzari, intanto magari anticiperei le pagelle, così possiamo anche andare un po' ad analizzare le prestazioni in qualche modo dei singoli e partirei proprio dal reparto difensivo. Sono le pagelle di Marco Mora, che vede appunto i voti sono un 6,5 a Provedel, che anche oggi comunque, nonostante i gol subiti, ha dimostrato sicuramente il proprio valore. 6,5 Amian, Irstov 7, Nicolao 5,5 e Rezza 5,5. Alessandro, ti lascio commentare, Sì, ci dai un po' il tuo punto di vista. ma su Provede sono d'accordo, anche se forse meritava anche qualcosina di più perché ha fatto dei belli interventi, specialmente nel primo tempo. Amian, sì, 6,5. Christov, giusto, 7 perché ha fatto una ottima partita. Peccato il gol di Milinkovic-Savic che è rimasto un po' lì, è rimasto fermo, diciamo, non lo ha contrastato con efficacia. Però d'altronde insomma è un fuori classe Milinkovic-Savic. Nicolau forse la sufficienza gliel'avrei data, ecco, non mi è parso così meritevole di un voto insufficiente. Ecco, per quanto riguarda invece a centrocampo, la sufficienza, un 6 sia a Maggiore sia a Kivior. Sì, direi di sì, anche se Maggiore l'ho visto rispetto alle partite precedenti, l'ho visto molto più determinato e mi è piaciuto molto, quindi forse si poteva anche azzardare un 6,5. E Kivior, beh, ha fatto la sua partita, secondo me, insomma, la sufficienza sicuramente la merita. Prima non abbiamo commentato forse Rezza, sono d'accordo, ecco, forse diciamo nella difesa è stato quello un pochino più opaco, anche se un paio di inserimenti a grandissima velocità ne ha avuti anche nel primo tempo, però forse non ha raggiunto la sufficienza oggi. Passiamo ora all'attacco, Verde 6,5, Agudelo 7, Jasi 6, Manai 6, questi i voti agli attaccanti dati da Marco Mora in questa partita. Oltre a chiederti di commentarti, ti chiedo anche se ti convince questa formazione davanti. Ma sì, perché nel primo tempo mi è piaciuto molto il fatto che abbia spesso invertito diciamo, le posizioni. Verde l'ho visto giocare sia a destra che a sinistra e credo che sia stato molto importante perché non ha dato punti di riferimento, cioè di riferimento precisi ai difensori della Lazio. Tant'è vero che uno dei gol lo hanno preso in maniera piuttosto maldestra. E, sui voti sì, sono d'accordo, direi che Agudelo merita il 7, Verde ha fatto un'ottima partita. Quando ha la palla lui è come averla, come metterla in cassaforte, cioè, anche la sensazione di chi lo guarda dagli spalti è di tranquillità. E Jasi, sì, 6, anche se devo dire che mi è piaciuta molto la partita di grande sacrificio che ha fatto Jasi, quindi forse 6 perché non è stato, diciamo così, eclatante il suo modo di giocare, però il sacrificio forse a cui si è dedicato nel corso di tutta la partita gli avrebbe forse, avrebbe meritato un voto leggermente superiore. Vedo che c'è Enrico. Sì, abbiamo Enrico collegato, quindi parleremo poi dei cambi e concluderemo poi l'analisi delle pagelle, ma do la linea ad Enrico Lazzari, che vedo ancora essere al picco, per dare a lui la parola per l'analisi di questo match. Ciao Enrico, ben ritrovato. Ciao Serena, ciao, ciao a Ciao tutti. Enrico. Sì, poco fa abbiamo sentito anche Sarri. E, che dire, abbiamo sentito anche Motta molto arrabbiato, al di là del fatto che ovviamente quando perdi una partita del genere un po' di arrabbiatura c'è per forza, nel senso che
È chiaro che la Lazio è superiore dal punto di vista tecnico, questo lo sappiamo tutti, però nello stesso tempo andare in vantaggio così come ha fatto lo Spezia per 3 volte e venire raggiunti nel finale e poi superati, beh, da noia, soprattutto perché l'allenatore, diciamo, ha visto 2 o 3 situazioni che non gli sono piaciute sia sul secondo che sul terzo gol. Sul secondo, sinceramente, non ho capito bene cosa lui intenda, perché parla di quarto uomo che dovrebbe far ripartire l'azione in maniera diversa. Non ho capito, sinceramente. Quello bisogna che vado a rivedere il secondo gol per riuscire a capire a cosa si riferiva, mentre invece sul terzo gol il riferimento è abbastanza chiaro allo scontro che c'è stato tra Milinkovic e Erezza. Lui, secondo il suo parere, c'è anche se non è evidentissima, c'è comunque una spinta o comunque un disturbo da parte di Milinkovic, a Erezza, che sta intervenendo sulla palla. Lui vede un fallo in questa azione, mentre invece l'arbitro ha lasciato proseguire. Poi era sembrato che ci fosse anche un fallo di mano, in realtà mi pare più che poi lo abbia commesso Rezza involontariamente, chiaramente, ma se l'avesse toccata invece Milinkovic sarebbe stata, insomma, un'azione da annullare. È chiaro che sono episodi che abbiamo visto per tutta la gara. Il secondo gol, c'è stata la sfortuna della palla che colpisce il palo e ritorna sulla testa di Provedella. Poi è vero però che la Lazio ha preso un altro palo, però ecco, quello che conforta di più, al di là, a me sinceramente quello che conforta di più sono i risultati di oggi, che ci mettono ancora una volta, insomma, in una posizione di privilegio abbastanza importante rispetto a squadre che in questo momento stanno anche rendendo poco. Poi effettivamente, insomma, il Cagliari viene da 7 sconfitte sulle ultime 8 partite. Abbiamo il Venezia in fondo, che sappiamo quante partite di seguito ha perso, il Genoa ne ha vinte solo 3 e ha perso anche oggi. Poi può succedere di tutto, però ecco, questo mi fa stare più tranquillo. Certamente sarebbe stata la giornata perfetta, perché chiuderla con un risultato positivo qui al Picco, tutto sommato, se andiamo a vedere la gara, strameritato, perché la squadra è stata sempre in partita. È vero, ha concesso anche alla Lazio delle occasioni, ma come non concederne? È difficile non concedere alla Lazio le occasioni quando ha il suo potenziale che si può sviluppare. Però ecco, è stato un fattore sottolineato anche, diciamo, in conferenza anche dai giornalisti di parte, diciamo, laziale, è stato il fatto che anche sul 3-2 lo Spezia comunque ha continuato a giocarsi la partita, non si è chiuso dietro, tutti sulla linea di porta per cercare di vedere se si portava via il 3-3. Questa è una cosa che deve confortare, perché c'è sempre voglia di giocare le partite. Abbiamo visto poi che, come è il calcio in questo finale di campionato, che tutti se la giocano, cioè non c'è una squadra che fa finta di essere già a posto e dice va bene, ok, per me il campionato è già finito. Io credo che sia giusto rispettare il campionato per tutti fino alla fine, soprattutto chiaramente chi ha da giocarselo ancora, ecco. Quindi ho visto questo e soprattutto ho visto una squadra viva, e questo ci fa ben sperare anche per le prossime partite, perché non saremo magari così sfortunati come oggi. Magari ci potrà essere una serata, una giornata migliore nelle prossime partite, già a partire dalla sfida con l'Atalanta, bella da vedersi anche quella, perché io devo dire la verità, stasera, anche vedendola forse con un pochino più di tranquillità, visti i risultati, stasera ci siamo goduti una bellissima partita. E mi dispiace che il Picco fosse meno pieno dell'altra volta con l'Inter, perché merita questa squadra di avere tutto il Picco, al di là delle tessere, di discorsi e di quant'altro. Era sabato sera, era una serata perfetta per festeggiare tutti. È andata male, però insomma credo che questa città debba provare a crescere anche un pochino e provare a stare più vicina a questa squadra, perché se lo merita. Siamo d'accordo con te, Enrico, ti ringrazio e ti saluto per questo contributo, e anche proprio riallacciandomi, Alessandro, alle parole che... Ciao, ciao. Ciao Enrico, Ciao Enrico. grazie. Ciao, buonasera a tutti. Buona serata.
Anche riallacciandoci proprio al discorso delle dichiarazioni rilasciate da Motta, di cui Enrico parlava, magari le andiamo a leggere insieme, perché effettivamente poi Motta, parlando in conferenza stampa, ha protestato soprattutto per il terzo gol. Dice: un chiaro fallo di Milinkovic, non guarda mai il pallone, rimane solo a contatto con Rezza per poi buttarlo a terra. Gli episodi non ci hanno certo aiutato, quindi non posso dire nulla ai miei calciatori che hanno giocato un'ottima partita, ma i dettagli contano. E poi prosegue comunque sottolineando come questa prova sia piaciuta al mister. Dice: ho la fortuna di avere giocatori meravigliosi, contro una squadra come la Lazio abbiamo avuto il coraggio di andare avanti ogni volta che abbiamo preso gol, perché abbiamo voglia di vincere. Sarà sempre così fino all'ultima giornata, ora ci dobbiamo riposare perché è stata una partita molto dispendiosa dal punto di vista fisico e mentale. Rispetto alla partita d'andata, uno Spezia ancora acerbo, però insomma si è vista sicuramente una squadra più matura. Vedo forse che abbiamo già collegato anche Gianni Salis, giornalista di calciomercato.com. Buonasera Gianni. Buonasera. Buonasera. Ecco, possiamo definire la partita di questa sera una sconfitta che certamente non ci fa festeggiare, però un KO tutto sommato indolore. Sì, è passata un'ora ma sono ancora abbastanza arrabbiato. Questo termine si può ancora usare a quest'ora. Sono ancora arrabbiato perché non puoi uscire al 93esimo palla al piede e farti rubare palla. Non puoi uscire palla al piede e farti rubare palla e prendere un gol che forse dicono sia anche in fuorigioco, quello di Acerbi. Dicono, io non l'ho vista su Dazn perché sono a casa, perché qualche problemino piccolo di salute, quindi non sono potuto andare allo stadio stasera. Però dicevano che su Sky il fuorigioco era abbastanza evidente, perché Provedel è davanti a tutti e Acerbi è dietro a tutti. Quindi anche quello andrebbe un attimino rivisto, ora vediamo un attimino, però non puoi perdere una partita al 93esimo perché vuoi uscire palla al piede. Ecco, ti riferisci soprattutto anche ai cambi, Gianni? No, mi riferisco alla palla persa da Kovalenko al 92esimo, perché non esiste, testa bassa, in mezzo a quattro avversari e poi va come deve andare, insomma, la palla del 4-3. Mi riferisco a quella, è un errore clamoroso. Sai, le altre squadre quando fanno errori, perché la Lazio ha fatto errori, certo, e noi ne abbiamo approfittato, ma quando fanno errori hanno anche la qualità tecnica per ribaltarla, perché hanno giocatori di primissimo piano, non è che lo scopriamo noi. Quando ti mettono su un piatto d'argento due volte la possibilità di andare in vantaggio nel primo e nel secondo gol, poi devi un attimino cercare per quanto possibile di uscirne almeno con un punto. Queste sono quelle partite dalle quali devi uscire con un punto, lo stesso con la Fiorentina, lo stesso con la Roma al 96esimo. E non vorrei che poi questi punti... Enrico sento che è molto tranquillo, io non lo sono, ma non per qualcosa, perché voglio dare contro Enrico, ma perché finché non c'è la matematica non lo posso essere. Non sai mai come vanno a finire queste situazioni, anche se indubbiamente c'è una partita in meno, tutto fa presagire che vada tutto bene, però... Certo. È chiaro che ovviamente finché non c'è la matematica salvezza non possiamo dormire sonni tranquilli, però pensi, poi magari girerò questa domanda anche ad Alessandro, che i 33 punti possano, al di là che poi fare punti è necessario, assolutamente, però pensi che poi di fatto questi 33 punti possano bastare? Bisogna avere la palla di vetro e nessuno ce l'ha. Ora come ora non basta, tabelle alla mano non basta. Se no saremmo già salvi matematicamente. Certo. Poi è ovvio che il Cagliari ha due partite abbastanza complicate e una l'ultima, se non ricordo male, a Venezia. Sì. Però voglio dire, non è detto che perda Salerno, non è detto che perda con l'Inter, anche se me lo auguro. Però anche se tutto fa presagire che l'Inter fino all'ultimo giocherà per lo scudetto, però
Poi, come abbiamo rischiato di pareggiare noi, possono rischiare di pareggiare o vincere gli altri. È difficile, però ci sta. Sicuramente con la sconfitta del Genoa, il Genoa è messo veramente con l'acqua alla gola in questo momento, no? Insieme al Venezia. E ora vediamo cosa succede anche nel recupero di Salerno, tra Salernitana e i Lagunari. Insomma, ci sono tante variabili e aver fatto un punto stasera ci metteva quasi al riparo di tutte queste variabili, perché andare a 34 sarebbe stata una salvezza non ancora matematica, ma al 99%. Ora siamo solo, tra virgolette, al 90%. Va bene, Gianni, noi Sì. ti ringraziamo, andiamo Grazie avanti alla a voi. ricerca di questo punto per poter chiaramente festeggiare insieme. Grazie per essere stato con noi. Ecco, A voi, Ciao, buona arrivederci. serata. Ciao, Ciao. buonasera. Alessandro, abbiamo avuto modo di sentire praticamente in maniera consecutiva due pareri con due visioni simili, però con diciamo una un po' più ottimista, un po' più fiduciosa Certo. e un'altra magari leggermente meno, chiaramente sempre nell'obiettività di ognuno. Dove ti senti un po' più Ma vicino? diciamo che sono sicuramente ottimista come lo è Enrico, credo che insomma, con un piccolo sforzo si riesca veramente a conquistare l'obiettivo. È anche vero che cioè, il pensiero, se avessimo ragionato in questo modo all'inizio del campionato, il pensiero di essere già salvi a 3 giornate dalla fine, veramente sarebbe stata una Certo. cosa al di fuori di qualsiasi immaginazione. Sono molto d'accordo con Gianni Salis nel momento in cui dice che gli errori si pagano perché in effetti, insomma, Kovalenko ha voluto a tutti i costi uscire palla al piede e purtroppo l'ha persa. E proprio questa sera la dimostrazione che in Serie A veramente non puoi sbagliare, Puoi perché sbagliare. in Serie C, in Serie B puoi sbagliare, poi la squadra avversaria riprende palla ma magari spreca. E stasera abbiamo avuto la prova anche nel gol che ha fatto lo Spezia. La Lazio ha fatto un pasticcetto in difesa e Agudelo è andato via Sì, e perché ha poi segnato il la Lazio era gol. molto pericolosa in avanti, però in realtà si è fatta Eh sì, trovare cioè più volte in in Serie A difficoltà lì. non puoi assolutamente sbagliare, quindi purtroppo se fai errori e noi l'abbiamo fatto, ahimè, al 90esimo, ci è costato veramente caro, ci è costato Ecco, quel diciamo punto. che al di là di tutto ci potrebbe essere un po' di rammarico per il fatto che comunque ci siamo trovati molto tranquilli a un certo punto del campionato e al di là di salvarsi, però ecco, arrivare a farlo soffrendo Sì. un pochino dispiace perché comunque chiaramente eravamo arrivati a un momento che c'era assolutamente tranquillità dopo la vittoria di Venezia e Assolutamente. Cagliari, insomma, però anche un po' il destino dello Spezia a soffrire sempre fino alla fine. Il destino è soffrire, anche la trasferta di Empoli, siamo tornati trionfanti per il pareggio a Empoli. Pensando che era quasi fatta, in realtà non era proprio quasi fatta. Siamo, diciamo, una buona percentuale, del resto anche appunto Salis ha detto 90%, però c'è ancora da fare quel piccolo passettino che direi è fondamentale. Assolutamente. Allora, prima di avviarci poi verso la chiusura, magari riprenderei un attimo le pagelle così possiamo commentare anche i cambi decisi da mister Thiago Motta e riprendiamo quindi le pagelle di Marco Mora. Avevamo commentato l'attacco e parliamo proprio dei cambi. Sono tra i subentrati Antist, il cui voto è 5,5, Kovalenko 5, Bastoni 6, Salcedo che ha giocato poco, rimane senza voto. Ti hanno convinto questi cambi? Ma forse un piccolo difetto di Thiago Motta, se proprio vogliamo andarlo a cercare, perché non voglio mettere in discussione assolutamente il nostro allenatore, è quello che magari ritarda sempre un po' a fare i cambi, cioè è un pochino pigro sui cambi. Probabilmente lui vede
che non c'è necessità e sicuramente sa giudicare meglio di quanto non lo facciamo noi, che siamo poi tifosi più che tecnici. Però ecco, magari i cambi forse avrebbe potuto farli un pochino prima e forse anche, diciamo, avvicendando giocatori diversi rispetto a quelle che sono state poi le sostituzioni. Non ho capito molto il cambio, il primo cambio mi pare che sia stato proprio quello di Antist. Antista. E io forse il primo che avrei inserito era proprio Kovalenko, anche se poi ci siamo lamentati per l'errore che ha fatto alla fine. Il voto per concludere invece al mister è un 6. Ma sì, la sufficienza assolutamente sì, forse merita anche qualcosina di più, anche se gli vogliamo trovare questa pecca di aver ritardato un pochino i cambi, però direi che ha schierato la squadra in campo bene. Ripeto, al primo tempo mi è piaciuto molto questo variare, non avevano molti, al di là di Manai che è il centravanti, però gli altri giocatori dell'attacco non davano grandi punti di riferimento ai difensori perché variavano. Verde l'ho visto spesso a punta destra, a sinistra, e lo stesso a Gudelo. Ecco, ti rimbalzo la domanda che abbiamo fatto a Gianni. Pensi che la quota salvezza si raggiunga a 33 punti o servirà un punto in più? Ma 34 sarebbe quasi fatta, perché poi con il fatto che c'è lo scontro diretto tra Salernitana e Cagliari, che sicuramente non si possono spartire più di 3 punti, perché Eh sì, o ne prende o ne uno. prendono tre, una delle due ne prende tre, o nel caso di pareggio ne prendono una ciascuna. E poi c'è la partita anche che il Cagliari ha con il Venezia. Se il Venezia fosse ancora in lizza per la salvezza, certo è una partita complicata Difficile. In anche questo quella. momento chi vedi più in difficoltà, diciamo, in fondo? Perché comunque la Salernitana ha dimostrato di. Diciamo sicuramente più in difficoltà il Venezia, perché è quella che ha meno punti e sicuramente anche viene da un cambio di allenatore che no, credo che nessuno nell'ambito sportivo abbia capito. Però se per esempio il Venezia facesse il colpaccio a Salerno, allora veramente si rimette tutto in gioco e forse a quel punto condannerebbe la Salernitana, anche se poi la Salernitana ha lo scontro diretto col Cagliari. Ecco, è proprio tra Cagliari e Salernitana chi. Beh, la Salernitana ha sicuramente il vantaggio che giocherà in uno stadio. L'ultima volta c'erano 20.000 spettatori, col Cagliari se ne saranno, non so, 25.000. Quindi avrà un supporto di tifosi veramente eccezionale. Però è anche vero che, se ci ricordiamo bene, l'anno scorso il Cagliari è andato a conquistarsi la salvezza a Benevento, condannando il Benevento, vinse mi pare 3-1 a Benevento, proprio una delle ultime giornate. Quindi è difficile, ecco, riuscire a capire. Sicuramente, rispondendo alla tua domanda, quello più in difficoltà è il Venezia. Certo, comunque noi, pensiamo allo Spezia, pensiamo a fare questo punto importante, andiamo a vedere prima di salutarci il prossimo turno, la 36esima giornata che sarà aperta con l'anticipo di venerdì 6 maggio che vedrà in campo proprio l'Inter contro l'Empoli e poi alle 21 sempre di venerdì il Genoa affronterà in casa la Juventus, sabato alle 15 Torino Napoli, alle 18 Sassuolo Udinese, alle 20:45 la Lazio ospiterà la Sampdoria, mentre lo Spezia giocherà al Picco domenica 8 maggio alle 12:30 contro l'Atalanta. E poi sempre domenica alle 15 il Venezia affronta in casa il Bologna, la Salernitana alle 18 affronta invece il Cagliari, alle 20:45 in campo il Verona contro il Milan, giornata che si concluderà con il posticipo di lunedì alle 20:45 con il match tra Fiorentina e Roma.
Io direi che abbiamo praticamente detto tutto, non so se vuoi aggiungere qualcosa, Alessandro, prima di salutarci. Ma no, niente, insomma, l'auspicio di rivederci presto festeggiando la Serie A, perché poi facciamo considerazione con alcuni tifosi questa sera, insomma, poi quando si perde questa serie è difficile riconquistarla, basta vedere Molto le difficile, salire squadre che l'anno scorso assolutamente. sono scese, una addirittura è scesa in Serie C, il Parma si trova nella parte bassa della classifica, il Benevento, insomma, se riuscirà a fare i playoff, bene, ma cioè, bene per loro, però insomma. Certo. Quindi questa Serie A va tenuta Va tenuta stretta. stretta. Allora ci salutiamo, grazie Alessandro per essere stato qui Grazie con noi, ringrazio ovviamente anche Gianluca Tinfina per essere stato un punto di riferimento per questa trasmissione, chiuderò infatti io questa staffetta diciamo per arrivare al traguardo di fine stagione, poi ci ritroveremo insieme a Gianluca per ovviamente le trasmissioni del Palio. Grazie Alessandro, grazie a tutti i nostri telespettatori, grazie alla regia e buonanotte. a te. Grazie a te, buona serata a tutti.